Un buon test per mettere minuti nelle gambe. Il Bari ha scelto il Molfetta come sparring partner per un allenamento congiunto. Gara che ha regalato poche emozioni, come testimonia lo 0-0 finale. L'occasione però è stata utile a mister Mignani per fare le prove generali in vista dell'esordio in Coppa Italia contro la Fidelissandria. Attacco tutto sulle spalle di Simeri e Antenucci. Una scelta non casuale, visto che su indicazione dello stesso tecnico, il DS Ciropolito è ancora alla ricerca di una seconda punta da affiancare al centravanti ex PAL. Per farlo però bisognerà operare in uscita. In tal senso si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Bolzoni vicino alla Juve Stabia, Perrotta in direzione Pescara e Amlili verso la Pistoiese. In entrata invece c'è Emanuele Polverino, che ricoprirà il ruolo di secondo portiere alle spalle di Frattali dopo la partenza di Marfella sponda Napoli. Sempre nella giornata di ieri c'è stata la presentazione ufficiale di Walid Khedira e Andrea De Rico. Proprio l'esterno arrivato dal Monza in questa sessione di mercato, protagonista della scalata dei Brianzoli dalla D alla B, oltre che grande ex della partita di sabato contro la Fidelis, ha raccontato le sue impressioni. C'è un progetto importante, io sono pronto a riprovare a fare la scalata che ho fatto con Monza e vorrei legarmi qui il più possibile, perché a me non piace cambiare squadra ogni anno, niente, poi abbiamo le stesse ambizioni. Di arrivare il più in alto possibile. Io vorrei tornare a giocare in Serie B anche se l'ho fatto solo per un anno, riprovare magari a riuscire a raggiungere anche la Serie A, però facciamo un passo alla volta. Sarà una stagione difficile, ma devo accentuare l'obiettivo di tutti i costi per poi provare a portare il Bari dove meglio. Mister Mignani intanto ha concesso una mattinata di meritato riposo ai suoi. La squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio.